italiani che rivolgono nel mondo dell'Avis, dell'Avis provinciale, quindi dell'intero territorio dei Magdalena Meridionali, ma in particolar modo all'Avis di Trani. Saluto con affetto la Presidente Luisa Sgarra e devo dire che l'Avis di Trani si interfaccia sempre con la realtà comunale con grande impegno, con ovviamente l'amico anche di Giallo, che immagino essere oggi pomeriggio assente giustificato. Devo dirvi che promuovere questo incontro, con questo aggiornamento delle sfide del nuovo millennio sul tema della donazione, mostra quanto, a differenza di quello che diceva il dottor Sarlenga, questa non è l'ultima riunione e non sarà l'ultima riunione dell'Avis, ma l'Avis, nonostante tutto e nonostante le mille contrarietà, continuerà sicuramente ancora a riunirsi e continuerà a svolgere quella straordinaria azione di volontariato che, unitamente ad altre associazioni che io so essere vostre cugine, con le quali avete una unità e una comunione di intenti, svolgete veramente a servizio del territorio. Tra l'altro voi aiutate molto a credere nella cultura della donazione, nella cultura del donarsi per gli altri, e lo fate con uno scopo preventivo straordinario che noi non possiamo assolutamente dimenticare, perché non bisogna rincorrere sempre l'emergenza per poi fare della stessa un credo di vita. Voi riuscite a prevenire, avete appunto una vera banca del sangue, lavorate con un stretto contatto con tutti i centri trasfusionali presenti, sempre meno, Trani aveva un centro trasfusionale, ha quello che rimane di questo centro trasfusionale nei confronti del quale la città, la comunità ha un grande debito di riconoscenza, e purtroppo però le difficoltà sono sempre maggiori. Ma l'entusiasmo vostro non fa un passo indietro. Ricordo a me stesso, ma ricordo a tutti voi, quando promuovete le piazze dei tanti comuni, addirittura con un'auto appunto per la raccolta del sangue, occupate degli spazi, prendete le piazze come giusto più belle della nostra provincia per promuovere la cultura della donazione e dell'altruismo. E quindi in un'epoca di grande egoismo, quella che viviamo, che è quella appunto che viviamo, io non posso che ringraziarvi veramente a nome della città che ho l'onore e il privilegio di rappresentare. Poi questo convegno del 30 ottobre, come mi sono trovato a dire anche in altre circostanze, evidentemente gli intenti buoni vengono sempre premiati poi da una coincidenza temporale che è anche inaspettata, e quindi io sul punto sono veramente contento di salutare la presenza del consigliere regionale Caraccio, che peraltro è anche il presidente della Commissione Ambiente, dove sono entrato da poco, ma devo dire un presidente che si sta dando un grande affare. Perché sembra quasi dolcetto o scherzetto, come si usa dire in questo periodo, anche se la tradizione delle feste di Halloween, anche per credo personale, non mi appartiene, ma sembra che ci sia uno scherzo che qualcuno, non so se la Regione Puglia, non so se degli organi di stampa, non so se qualche buon tempone sta diffondendo circa dati non veri che porterebbero alla chiusura del pronto soccorso della città di Trani. Quindi che di fatto vorrebbero trasformare questo ospedale in una terza casa di riposo come quelle già che abbiamo nella nostra città. Perché dire che deve rimanere solo un reparto di lungo degenza con 20-30 posti letto, di fatto significa dire che il glorioso ospedale civile San Nicola Pellegrino diventa una terza casa di riposo, come già ce ne sono alcune in città, tra l'altro tutte con serissimi problemi legati alla contingenza del momento. Ora, questo sarebbe assurdo, e approfitto della presenza del consigliere regionale Caracciolo perché possa in sede più qualificata trasferire questo nostro grido di dolore, che a breve prevederà anche delle iniziative concrete. È assurdo perché comunque la direzione della ASL, la direzione generale della ASL, tra gli impegni che aveva preso proprio in questa sala con l'assessore regionale, c'era quello di far sì che il pronto soccorso della città di Trani, del nosocomio tranese, diventasse un pronto di soccorso di riferimento dell'intero territorio della ASL. Tant'è vero che sono stati avviati dei lavori, che come tutti i lavori sono partiti, poi sono stati interrotti, ora per fortuna sono ripresi e sono lavori dove c'è un importo degli stessi di milioni di euro. Quindi sarebbe proprio un caso classico di danno erariale e di politica
regionale sanitaria che evidentemente non sa proprio come programmare. Dice una cosa, ne inizia a farla e poi dopo pochi giorni, dopo poche ore, cambia addirittura il pensiero. E sarebbe un ulteriore danno alla città di Trani che sarebbe assolutamente inaccettabile. Per cui io preannuncio in questa sede, scusandomi con l'Avis se ho spostato il tiro dell'intervento, che ovviamente è su base provinciale, io preannuncio che presiederò, forse anche nella giornata di lunedì, ma ci sarà un apposito comunicato stampa, una conferenza con il comitato L328, cioè questo comitato civico che analogamente a quello che è successo nella città di Canosa e sotto anche nella città di Trani per la difesa dell'ospedale, comitato che aveva sostanzialmente, diciamo, abbassato anche la guardia perché si fidava delle promesse fatte ed evidentemente non mantenute, e unitamente a tutte le rappresentanze sindacali di questo ospedale che, devo dire, stanno estremamente e molto correttamente, con dati alla mano, difendendo l'unità del pronto soccorso che, pensate un po', mi rivolgo a dei medici, quindi anche a quello che sarà il moderatore del prosieguo di questo convegno, si dice che sia di 1300 dati e invece a quello che mi viene riferito, perché ovviamente io non sono un addetto ai lavori, è addirittura di circa 10.000 accessi. Quindi parliamo di dati che sono stati riferiti in maniera quasi scherzosa. Ecco perché ho fatto quel paragone. Quindi io con questo sentimento, che è un sentimento ovviamente di proprio preoccupazione per le sorti della sanità nella nostra città ed ovviamente con un sentimento di plauso e di riconoscenza al mondo del volontariato in generale e in particolar modo al mondo dell'Avis, dell'intera regione Puglia, ma ovviamente della provincia di Barletta Andria-Trani e se permettete della città di Trani, perché l'Avis di Trani si distingue per delle iniziative che lasciano sempre il segno. Lo dimostrano anche con la loro presenza, persino con le apposite divise che appunto li caratterizzano e che portano facilmente a riconoscerli e ad apprezzarli. Con questi sentimenti di riconoscenza nei vostri confronti vi saluto e vi auguro buon proseguimento di lavoro.